Sarà un Natale all'insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale, perché su impulso del Comune di Asia prendono il via una serie di iniziative per fare di più e meglio la raccolta dei rifiuti. Differenziamo a Natale, lo slogan scelto per invitare cittadini e negozianti a dare il proprio contributo soprattutto in occasione delle festività. Sono 4 i progetti messi in campo. Il primo, la festa del riciclo, partirà il 15 dicembre e fino al 19 gennaio vedrà in gioco i distretti commerciali della città. Una gara a colpi di riciclo di carta e cartone promossa con Ascom e Confesercenti ed il contributo di Conai e Comieco. Stiamo mettendo in campo queste azioni per la raccolta del Natale adesso, cercando di raccogliere dovunque e comunque, venendo incontro ai cittadini e ai commercianti, e lo stiamo preparando stando per le strade della città. Incontro i cittadini, i comitati, c'è un appello però, noi non dovremmo raccogliere l'inciviltà, noi dovremmo raccogliere i rifiuti. Spesso stiamo raccogliendo l'inciviltà, quindi se ci date una mano, ve lo dico davvero col cuore, convincere i cittadini a mettere i rifiuti nelle campane, mettere i rifiuti negli orari, separare i cartoni, mettere i cartoni negli orari consentiti, insomma darci una mano, ecco, questo è molto importante. Per dare ai cittadini la possibilità di consegnare gli ingombranti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è stato inoltre integrato il calendario delle isole ecologiche itineranti e sistemati cassonetti per la raccolta di carte regalo e alberi di Natale. Ogni chilo di rifiuto in meno che io porto in discarica, ogni chilo di differenziale che faccio a Napoli per noi è una soddisfazione. Ragioniamo chilo per chilo. Siamo intorno al 27%, il dato puntuale di questo mese, un dato aggregato molto interessante. Faremo la media annuale, è in crescita e quello che ci interessa molto è che Napoli sta badando alla qualità della raccolta differenziata. Si intitola Parchi in Verde, il progetto che dà il via alla differenziata porta a porta della frazione organica nel quartiere Avvocata. 200 i bidoncini posizionati nei 35 parchi residenziali con il coinvolgimento di 9.000 cittadini e per incentivare anche la raccolta del vetro sono state distribuite nuove attrezzature presso gli esercizi commerciali del centro storico e del quartiere Chiaia. Non è facile fare raccolta differenziata nelle grandi città, lo si può fare, l'abbiamo dimostrato noi a Napoli con 320.000 abitanti, le risorse che dovevano arrivare non sono arrivate e quindi i 500.000 abitanti che avevamo come obiettivo li raggiungeremo nei primi mesi del 2013.